Ciao a tutti! Questa è la nostra video rubrica Il Club del Libro in Pillole, con la quale vi mostreremo le principali caratteristiche del sito e delle nostre attività. In questo episodio parleremo delle principali funzionalità del forum. Il forum è suddiviso in quattro macro aree: alta, dedicata al menu, centrale, dedicata ai contenuti principali del forum, bassa, dedicata alle statistiche, e laterale, quest'ultima a destra dello schermo, dedicata ad alcune funzionalità accessorie. Navigando il sito da dispositivi mobili, queste aree vengono mostrate una sotto l'altra. In alto troviamo il menu di navigazione del forum. La prima voce, denominata indice delle categorie, mostra tutte le sezioni del forum e può esserne considerata la pagina principale. Cliccando sulla voce Discussioni recenti, è possibile visualizzare le nuove discussioni inserite e le nuove risposte a discussioni già presenti in ordine di tempo dall'ultima visita, oppure, in base ad un altro limite di tempo a scelta, selezionabile dal menu a tendina posto sulla destra. Accedendo al sito con le proprie credenziali, le nuove discussioni e quelle che hanno ricevuto risposte non lette si distinguono da tutte le altre in quanto sono evidenziate in verde e riportano il numero di nuove risposte accanto al titolo della discussione. La voce Nuova discussione consente ad ogni utente registrato di creare una nuova discussione sul forum. L'utente deve selezionare almeno la sezione o sottosezione in cui creare la nuova discussione, scrivere l'oggetto e nel campo centrale il testo del primo messaggio della nuova discussione. Prima di premere il tasto invia in fondo a sinistra, con il quale confermare l'apertura della nuova discussione, l'utente può sottoscriverla selezionando la casella Sottoscrivi. In questo modo ogni risposta alla discussione sarà notificata all'indirizzo email associato all'account dell'utente. Sopra il campo centrale sono disponibili comandi simili a quelli tipici dei programmi di videoscrittura o di messaggistica istantanea. Tra essi sono presenti alcuni comandi tipici dei forum. Il tasto Cita può essere utilizzato per citare messaggi di altri utenti, o parti di essi, all'interno del proprio messaggio. Per farlo è sufficiente inserire il testo che si desidera citare tra i due tag quote, oppure copiare e incollare il testo da citare selezionandolo e premendo il tasto Cita. All'interno di un messaggio possono essere inserite anche più citazioni, che spesso sono un modo per rispondere puntualmente a qualche domanda o considerazione fatta da altri utenti in una discussione. Il tasto Spoiler è importante perché permette di nascondere parti del messaggio che riteniamo non corretto mostrare da subito agli altri utenti. Chi leggerà il messaggio dovrà cliccare su un apposito link per visualizzarne il testo sotto spoiler. Tornando alle voci di menu, la voce senza risposta permette di visualizzare le discussioni che non hanno ricevuto alcuna risposta, anche queste in ordine di tempo dall'ultima visita, oppure in base ad un altro limite di tempo selezionabile con il solito menu a tendina. La voce di menu Mie discussioni mostra con la stessa logica temporale le discussioni aperte dall'utente che ha fatto accesso al sito. Cliccando sulla voce profilo si accede al proprio profilo personale sul forum, dal quale visualizzare alcune informazioni e statistiche, quali messaggi inseriti e ringraziamenti ricevuti, e da cui possono essere gestiti molti aspetti legati al proprio profilo sul forum. Cliccando su Modifica in alto a destra, compare un sottomenu composto da quattro voci. Account utente permette di cambiare username, password, indirizzo email associato all'account, esportare i dati del proprio profilo oppure di cancellarsi dal sito. Info profilo consente di inserire qualche informazione personale e in fondo la firma che comparirà sotto ogni messaggio inserito nel forum.
L'immagine avatar permette di caricare un'immagine da associare al proprio utente oppure di sceglierne una che ci rappresenti tra quelle disponibili. Infine, impostazioni forum consente di configurare alcuni aspetti relativi alla propria esperienza sul forum, come la sottoscrizione di default alle discussioni. Tornando alla pagina del profilo, in basso è presente un ulteriore sottomenu composto da altre voci. Le principali sono post, sottoscrizioni, preferiti e grazie. In queste sezioni l'utente può visualizzare rispettivamente le discussioni in cui ha inserito dei messaggi recentemente, le discussioni sottoscritte potendo anche rimuovere tali sottoscrizioni, le proprie discussioni preferite e le discussioni all'interno delle quali sono presenti dei messaggi per i quali l'utente ha ringraziato altri utenti. Tornando al menu di navigazione del forum, l'ultima voce, denominata ricerca, è importantissima e permette di ricercare all'interno di tutto il forum utenti e discussioni, in base a titoli e contenuti, con diversi gradi di profondità. Sono presenti infatti diverse opzioni di ricerca e filtri che possono essere combinati tra loro, con i quali l'utente può affinare le proprie ricerche. Saper cercare correttamente discussioni e contenuti è molto importante per evitare di aprire discussioni duplicate. Infatti, prima di aprire una nuova discussione, è sempre buona norma verificare che l'argomento che si desidera trattare con la community non sia già stato discusso in precedenza in un altro topic. In tal caso, sarà possibile tornare a parlarne con gli utenti nella discussione originaria. Termina qui la prima parte dell'episodio dedicato alle funzionalità del forum. Nel prossimo episodio continueremo ad esplorarle. Intanto però iniziate a fare pratica. Vi aspettiamo!